Sì, Carla, eccoci per vedere insieme le notizie delle ultime ore in evidenza sull'ansa la politica. Dal Consiglio dei Ministri il sì al decreto energia, 1,3 miliardi per le famiglie, cambia la sanatoria sugli scontrini, le violazioni su scontrini, fatture o ricevute fiscali potranno essere regolarizzate con il ravvedimento operoso. Verso un nuovo Consiglio dei Ministri mercoledì potrebbe arrivare la NADEF. Sky TG24, gli esteri, la guerra ucraina, morto il comandante della flotta russa del Mar Nero, Viktor Sokolov. Secondo le forze speciali di Kiev, nell'attacco a Sebastopoli sono morti 34 ufficiali, compreso l'ammiraglio, mentre un centinaio di persone sarebbero rimaste ferite. Il Ministero della Difesa russo, dal canto suo, non ha ancora confermato ufficialmente la notizia. TGCom 24, i migranti, Meloni a Scholz ha detto: con le ONG in mare più partenze e rischio tragedie. In una lettera al cancelliere tedesco, il premier italiano dice di aver appreso con stupore la notizia del sostegno di Berlino alle ONG e auspica che ci si concentri su soluzioni strutturali al fenomeno. Orban contro l'UE, fallito il patto sui migranti, ha detto. E poi la cronaca su ADN Cronos, omicidio Pantelleria, morta la donna data alle fiamme dal compagno. La donna di 48 anni aveva ustioni sul 90% del corpo. Anna Elisa Fontana, la donna di Pantelleria di 48 anni, a cui sabato il compagno Onofrio Bronzolino, 52 anni, aveva dato fuoco dopo averle gettato addosso della benzina. Carla, erano queste le notizie di questa sera.